Perfetto. Allora, benvenuti a questo incontro che si colloca all'interno del corso di diritto civile, nel percorso trasnazionale che quest'anno con il collega Giovanni Pascuzzi stiamo tenendo nel secondo semestre. Intanto due parole di ringraziamenti perché questa iniziativa, Pensare alla responsabilità civile oggi, sono un ciclo di seminari che è stata resa possibile dalla partecipazione. Voglio ringraziare in primo luogo la facoltà di giurisprudenza nella persona del nostro preside, professor Luca Nogler, così come ringrazio il Dipartimento di Scienze Giuridiche con il professor Gianni Santucci e anche il dottorato nella persona del coordinatore professor Falcone, Gian Domenico Falcone e responsabile dell'area civilistica il professor Giuseppe Bellantuono. Ringrazio queste tre istituzioni perché entrambe sono state coinvolte in qualche modo nella iniziativa. Inoltre insomma, porto anche il saluto del mio collega Giovanni Pascuzzi, che oggi non può essere qui, nonostante la nostra illustre ospite, perché, la presenza del nostro illustre ospite, perché è impegnato in una conferenza sulla governance universitaria. Allora, due parole su questa iniziativa. Abbiamo pensato questa iniziativa portando a Trento cinque illustri studiosi della responsabilità civile, a cui abbiamo chiesto di riflettere su una visione, diciamo, che contempli la responsabilità civile come luogo d'incontro di due forme di tutela, la tutela contrattuale e la tutela extracontrattuale. Quindi un corso che si è proposto di offrire una visione complessa, diciamo, del fenomeno della tutela rispetto al danno, rispondente poi alla realtà che si sta, come dire, celebrando nelle aule dei tribunali, laddove il contratto, nell'esperienza italiana, vive sicuramente un momento di importante, sta acquistando, diciamo, posizioni, concrete di tutela che in passato erano caselle occupate dall'illecito aquiliano. Per cui abbiamo chiesto a questi cinque illustri studiosi di darci una visione d'insieme di questo fenomeno che è in atto e che, ripeto, fa parte anche della scelta didattica di questo corso monografico, di affrontare questi due aspetti della responsabilità civile insieme, un po' alla francese, se vogliamo, e consentitemi a questo punto oggi la professoressa, la nostra ospite, che adesso vi brevemente mi corre l'obbligo e il piacere di presentare, oggi faremo con la professoressa Emanuela Navarretta, appunto metteremo un particolare accenno al problema dell'ingiustizia del danno in questo discorso più generale. Poi ci sarà quindi la lezione della nostra ospite e un momento di dibattito, di possibile dibattito che contiamo di contenere un quarto d'ora al termine della nostra lezione. Emanuela Navarretta è ordinario di diritto privato presso l'Università di Pisa e brevemente ha conseguito l'ordinariato in tenera età, se vogliamo, perché è sicuramente, come vedete, giovane, ma la sua posizione, lei ha conseguito l'ordinariato nel 2000, per cui già da qualche anno ordinario, da un bel po' di anni, ma soprattutto mi piace ricordare del suo curriculum, che chiaramente è molto articolato, soprattutto il fatto che la sua prima monografia, intitolata Diritti inviolabili e risarcimento del danno, che risale al 1996, corre l'obbligo proprio di dirlo a chiare lettere,
ha tracciato l'ossatura di quell'assetto del danno non patrimoniale che oggi la Cassazione ha stabilmente fatto suo con un'evoluzione giurisprudenziale che ha trovato nelle sentenze cosiddette di San Martino del autunno 2008 un suo definito assetto. Per cui a Emanuele La Navarretta va ascritto questa responsabilità, questa capacità di guidare in qualche modo, di aver guidato davvero in maniera rigorosa e impeccabile la sistemazione di un problema che viveva momenti di grande rivolgimento negli ultimi lustri. Per cui non mi dilungo più di tanto, termino qui la mia presentazione e lascio la parola alla collega, che ringrazio ancora tanto per aver accettato il nostro invito ed essere qui con noi. Ma grazie, sono io ad essere grata ai colleghi per avermi invitato. La presentazione del collega è imbarazzante, le rughe mi tradiscono, non sono così giovane e quello che vi dirò deluderà le vostre aspettative rispetto ad una presentazione così importante. Sicuramente ho dedicato una parte dei miei approfondimenti alla responsabilità civile, me ne sono occupata sotto vari aspetti. E la lezione di oggi abbiamo concordato di riflettere con voi sul significato che ha avuto questa categoria dell'ingiustizia del danno, il danno ingiusto, che poi è una categoria non presente in tutti gli ordinamenti, quantomeno da un punto di vista scoperto, poi forse in maniera meno evidente e rintracciabile anche negli altri ordinamenti. La categoria del danno giusto è interessante sia per capire come si è sviluppato l'istituto della responsabilità civile, sia per capire oggi che fisionomia ha, come si rapporta ad altri ambiti della responsabilità. Allora, vediamo subito che storicamente questa categoria non si è affermata subito, l'importanza del riferimento al danno ingiusto non si è affermata subito. L'espressione danno ingiusto emerge nel codice del 42, non era presente prima, ma per così dire la dottrina per un po' di anni, una ventina di anni, continua a leggere l'illecito civile come lo leggeva sotto il codice del 65. Quali erano le caratteristiche dell'illecito ereditato dalla tradizione del codice del 65? Possiamo dire che si basava su tre capisaldi. Era innanzitutto centrale il principio della colpa. Quindi l'attenzione nella ricostruzione dell'illecito era tutta polarizzata sul danneggiante. Correlativamente lo spazio di tutela del danneggiato era molto poco, perché il danneggiante aveva una libertà di agire con dei limiti molto precisi. Non doveva violare i doveri che gli poneva l'ordinamento e non doveva provocare dei danni identificati con la lesione di diritti. Quindi, sotto il codice del 65 e anche all'inizio del periodo che si è sviluppato con l'emanazione del codice del 42, c'era una certa libertà, una maggiore possibilità di cagionare danni. E la reazione dell'ordinamento veniva fuori in presenza di violazioni precise di doveri, con lesioni precise di diritti soggettivi e con una responsabilità per colpa. Quindi l'idea qual era? Il terzo caposaldo era quello di dare alla responsabilità una funzione sanzionatoria. L'ordinamento interveniva per sanzionare il danneggiante che aveva superato questi limiti molto precisamente segnati dal legislatore. E la conseguenza dell'illecito era tutta dominata dalla necessità di risarcire il danno
patrimoniale. Quindi era dominante il ruolo del danno patrimoniale, mentre il risarcimento del danno non patrimoniale era relegato assolutamente ai margini. Quindi, proiezione sul danneggiante e centralità della colpa, funzione sanzionatoria dell'illecito, limitazione massima della tutela del danneggiato, di cui veniva, diciamo, poi protetta prevalentemente la sfera patrimoniale. Questi sono i tre assi della costruzione tradizionale. Cos'è che cambia questo sistema? Il fatto che nel codice 52 ci fosse scritto danno ingiusto? No, non tanto questo all'inizio, ma il fatto che cambia la società. Cioè, rispetto a quella che era la società ottocentesca, e con l'evolversi del tempo, la possibilità di provocare danni è sempre più, diffusa. I danni sono danni spesso anonimi, sono danni ingenti, e allora di necessità l'attenzione si sposta dal danneggiante al danneggiato. Attenzione, questo cambiamento, viene così descritto dalla dottrina, non va mai inteso in un senso assoluto, cioè devo guardare solo la posizione del danneggiato, perché la responsabilità civile è sempre un istituto che cerca di mettere a confronto queste due posizioni, quella del danneggiante e quella del danneggiato. Ci possiamo trovare ad essere danneggiati, ma qualche volta saremo anche danneggianti, quindi non bisogna mai dimenticare questo doppio volto. Però si sposta la preoccupazione dell'ordinamento, cioè l'ordinamento si preoccupa non più di punire, di sanzionare il danneggiante, ma di vedere come proteggere e tutelare gli interessi del danneggiato. Quindi si sposta l'attenzione sul fronte di una funzione compensativa e riparatoria, e la colpa perde la sua centralità. Non è più il fondamento della responsabilità civile, comincia a parlarsi di una responsabilità fondata sul rischio, di una responsabilità oggettiva, e allora di qui l'attenzione si sposta come fondamento della responsabilità non tanto sull'elemento della responsabilità colposa, ma sul fatto, sul danno ingiusto, sulla posizione del danneggiato che ha subito un danno ingiusto. Che cosa vuol dire danno ingiusto? Questa è una delle clausole che ha prodotto più carta, credo, forse seconda solo alla buona fede oggettiva. Rispetto a questo concetto di fatto ingiusto, possiamo identificare una teoria che forse vi è stata già menzionata, che crea uno spartiacque netto, che è la teoria di Rodotà, 1964. Cosa si diceva prima? Ecco, prima della teoria di Rodotà, due autori hanno cercato di allargare le maglie della risarcibilità al di là dei confini precedenti, che erano, ricordo, la responsabilità c'era in presenza del fatto ingiusto, cioè di un fatto che violava un preciso dovere dell'ordinamento e andava a ledere un diritto soggettivo, quindi diritto oggettivo e diritto soggettivo dovevano venire in gioco. Due autori provano a, erodere un pochino questo ragionamento. In che modo? Schlesinger usa un espediente veramente molto raffinato, però troppo formalistico come ragionamento. Cioè lui dice, fatto ingiusto non vuol dire fatto ingiusto, cioè che lede un diritto oggettivo, ma fatto che non è giustificato. Cioè, dobbiamo ritenere ingiusto
qualsiasi fatto che non è giustificato. Cosa vuol dire questo? Non giustificato. Se io provoco un danno a una persona e non posso addurre una legittima difesa e non posso addurre un'altra causa di giustificazione, questo danno non è giustificato, dunque è un fatto ingiusto. La teoria di Schlesinger andava ad aprire tantissimo la responsabilità con questa ricostruzione, cioè chiedendo, ritenendo alla fine ingiusto tutto quello che non è giustificato. Cioè qualunque danno, se non è giustificato da una scriminante, esercizio del diritto, consensualmente diritto, legittima difesa, qualunque comportamento diventa ingiusto. Questa teoria era rivoluzionaria per quel momento e arrivava a dire forse più di quello che diciamo oggi. E allora immediatamente fu replicato, dice, ma qui parlano di danno ingiusto, che noi interpretiamo come fatto ingiusto, non di fatto che non è giustificato. Quindi l'argomentazione raffinata, molto fine, ma era puramente formalistica, di significato delle parole. Non spiegava come si poteva passare da un regime in cui le persone erano libere di fare danni, salvo che non incorressero in precisi divieti di legge, a un sistema opposto in cui nessuno è libero di fare danni se non ha una giustificazione. Allora si dice, come si giustifica questo salto così radicale? C'è stata poi una seconda teoria di Sacco che era molto più cauta, diciamo, perché diceva dobbiamo dimostrare non proprio la violazione di un dovere previsto dalla legge, ma anche un caso per così dire analogo. Però anche lì, per applicare l'analogia, mi devi dire che quella non è una previsione eccezionale. Allora, perché invece è innovativa e rivoluzionaria la tesi che introduce Rodotà? Perché sulla base della Costituzione spiega il passaggio dalla libertà di agire, salvo precisi divieti che mi dà l'ordinamento, alla responsabilità se mi comporto in maniera da provocare dei danni. Come la motiva questa cosa Rodotà? Usando il principio di solidarietà. E che cosa dice in particolare? Se una persona esercita un diritto, no? Immaginate un giornalista esercita il diritto, la libertà di stampa, scrivendo un articolo. Deve però essere tenuto ad un comportamento corretto nell'esercizio del suo diritto. Se lo esercita in maniera scorretta e ne abusa, lo riteniamo responsabile. Allora, dice Rodotà, se noi ammettiamo che si possa abusare di un diritto ben preciso, non possiamo tollerare l'abuso della generica libertà d'agire. Perché? Perché questo contrasta col principio di solidarietà. E allora, dice Rodotà, quando è che uno abusa della sua libertà di agire? Quando con il suo agire libero lede un interesse giuridicamente rilevante. Quindi sul fondamento del principio di solidarietà, Rodotà spiega che è vero che siamo tutti liberi di fare quello che ci pare, ma non possiamo abusarne. Come non possiamo abusare dell'esercizio di un singolo diritto, non possiamo abusare della generica libertà di agire. E quando è che si abusa della libertà di agire, dice Rodotà? Quando andiamo a ledere un interesse di un'altra persona che ha una rilevanza giuridica. Da che cosa lo ricavava Rodotà? Dall'articolo 42 della Costituzione. Perché nell'articolo 42 della Costituzione, scusate, 41, si dice che l'iniziativa economica privata è libera, ma deve essere esercitata nel rispetto dell'utilità sociale senza danneggiare la dignità, la sicurezza, la libertà degli altri. Allora si dice, anche l'agire libero
rapportato al discorso di attività economica, ha dei limiti. Non devi andare a ledere dei precisi interessi. Questo che cosa vuol dire? Che sempre si è responsabili se si è, diciamo, se si procura un danno? Pensiamo a un ragazzo che lascia la sua fidanzata o viceversa. E procura sicuramente un danno. Ma nella visione di Rodotà sarebbe un danno ingiusto? Secondo voi? Perché no? Perché se non c'è stata promessa di matrimonio o cose strane che ci inventiamo noi giuristi per arrivare a un interesse giuridicamente rilevante, lì non c'è un interesse giuridicamente rilevante. Quindi vedete, nella teoria di Schlesinger invece il danno bisognerebbe darlo, perché lì, con quella costruzione, qualunque danno, anche non derivante da un interesse giuridicamente rilevante leso, avrebbe meritato tutela risarcitoria. Invece la costruzione di Rodotà in questo senso, cioè l'abuso della libertà ce l'ho quando nell'esercizio della mia libertà non giustificata ledo un interesse giuridicamente rilevante. Questa è stata la svolta, perché non solo si è passato dal riferimento dell'ingiustizia al fatto, al riferimento dell'ingiustizia al danno, ma si è data una motivazione assiologica, cioè fondata sui valori, del perché si passa dalla libertà d'agire, salvo i limiti che mi pone la legge, all'abuso della libertà di agire quando ledo un interesse giuridicamente rilevante, il che vuol dire che è una libertà, per così dire, discrezionale quella di agire. Cioè, sono libero di agire se non ne abuso e ne abuso provocando la lesione di un interesse giuridicamente rilevante. A questo punto avete capito subito che rispetto al passato l'ambito della responsabilità si dilata enormemente, perché prima il confine era duplice: violazione di un preciso dovere, non devi superare per esempio i limiti di velocità di 130 km all'ora, me lo dici esplicitamente, io ho violato precisamente quel divieto, quel dovere. In più del danno si dava un'accezione normativa e lo si considerava lesione di un diritto soggettivo. Quindi violazione del diritto oggettivo più lesione del diritto soggettivo. Quindi praticamente lo spazio del libero agire era oltremodo esteso. In questo modo invece il libero agire diventa sottoposto ad un controllo di non abusività. Andiamo a vedere se hai leso un interesse giuridicamente rilevante con questa tua libertà. Non sei più insindacabilmente libero con dei confini ritagliati nettamente. Devi stare attento agli interessi con i quali ti rapporti. Questo è lo spartiacque, ma lo spartiacque non ha risolto i problemi, li ha per così dire aperti. Perché che cosa vuol dire interesse giuridicamente rilevante? Prima di tutto, chi dice che un interesse è giuridicamente rilevante? Primo problema. Secondo, è necessario che ci sia un interesse giuridicamente rilevante, ma è anche sufficiente? Per cui qualunque interesse giuridicamente rilevante è anche risarcibile? Terzo problema, se non è automatica la risarcibilità, con quali criteri decido se un interesse giuridicamente rilevante è risarcibile? E questi sono i tre nodi nella ricostruzione in positivo dell'ingiustizia del danno. Il primo nodo non è particolarmente complesso. Qual è il problema che si pone in pratica? Gli interessi giuridicamente rilevanti quali sono? Devo trovare una norma che mi dica specificamente che un interesse è giuridicamente rilevante?
Immaginate, pensate ai casi storici in cui si è trovate vicende in cui veniva lesa, per esempio, la identità personale di un soggetto e questa identità personale non stava ancora scritta da in nessuna norma. Allora, il giudice che si è trovato a giudicare il caso della persona il cui volto era stato utilizzato per, non mi ricordo più cos'era, la campagna anti col divorzio, sul divorzio, eccetera, e lui invece era a favore del divorzio, e dice che diritto è leso qua? Dice un diritto alla sua identità, che non sia dato un'immagine diversa rispetto a quella che è la sua concezione della vita. Ma sto diritto non stava scritto da nessuna parte. E allora si è detto, ma si può dare riconoscimento a un diritto che non è specificamente previsto in una norma? La risposta è sì, ma non perché automaticamente il giudice si inventa con la clausola dell'ingiustizia del danno un interesse giuridicamente rilevante, perché la clausola dell'ingiustizia del danno è qualcosa che viene dopo, è un posterius, mi dice di controllare se c'è un interesse giuridicamente rilevante, ma questo sta a monte della clausola dell'ingiustizia, quindi non posso inventarmi interessi con la clausola dell'ingiustizia. Però l'interprete può fare un'operazione diversa, può utilizzare le altre norme, per esempio le norme sul nome, in questo caso, clausole ampie come l'articolo 2 della Costituzione, anche se poi su questo vedremo, l'insieme dell'ordinamento per ricavare in via interpretativa la rilevanza giuridica di un interesse, perché gli interessi giuridicamente rilevanti come nascono? Non è che sono come i fiori, cioè così spontaneamente, o il legislatore una mattina si sveglia e dice ma facciamo un altro interesse giuridicamente rilevante. Da che cosa nascono? Dall'impatto lesivo della realtà, cioè mano a mano che si creano nuove forme di aggressioni, di attacchi, nuove modalità con cui può essere intaccata la persona, ci si accorge che c'è una sfera della persona o del patrimonio che merita una tutela, che magari prima non veniva in gioco, non è venuta in gioco e dunque non ci eravamo accorti che c'era bisogno di tutelare anche questa nuova istanza. Quindi è chiaro che dalla realtà che si crea il bisogno di un nuovo interesse giuridico, ma non basta questo per dire l'interesse giuridicamente rilevante, devo trovare nel sistema, attraverso l'analogia, attraverso l'interpretazione che ha tutte le sue armi a disposizione, che effettivamente quell'interesse merita di avere già oggi un riconoscimento giuridico nell'ordinamento. Quindi il primo problema non è molto difficile da risolvere. L'interesse giuridicamente rilevante vuol dire o un interesse specificamente individuato o un interesse che in via interpretativa è estrapolabile dall'ordinamento nel suo complesso. Secondo problema, se io individuo un interesse giuridicamente rilevante, questo è automaticamente risarcibile? Qui la dottrina prevalentemente dà una risposta negativa. Cioè l'interesse giuridicamente rilevante è una condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della risarcibilità. Anche perché l'ordinamento spesso mi dà rilevanza ad un interesse in un contesto particolare, in una dimensione, per una ragione specifica, che magari non giustifica la sua risarcibilità. Io posso essere parente di sesto grado di una persona e in quel contesto, ai fini di una successione senza testamento, quell'interesse ha giuridica rilevanza, ma quell'interesse può non avere giuridica rilevanza nell'ipotesi in cui il congiunto è stato ucciso e si richiedono i danni non patrimoniali per lesione del rapporto familiare e io quel parente lì non l'ho mai visto, non l'ho mai salutato, anzi non lo potevo vedere, cioè. Oppure comunque abitavo dall'altra parte del mondo. Quindi non è che la rilevanza giuridica che è sempre legata ad un contesto normativo possa automaticamente giustificare sempre la risarcibilità. Di qui
Capiamo che la clausola dell'ingiustizia del danno non è una norma secondaria, cioè che si limita a fare da specchio a qualcosa che è già compiutamente detto da altre norme. È una norma primaria, perché è vero che deve attingere dall'ordinamento giuridico la rilevanza dell'interesse giuridicamente, ma poi la risarcibilità la decide la clausola di ingiustizia dell'anno, con dei parametri che si elaborano all'interno di questa clausola. E quindi è una norma primaria e, come vedremo, anche una clausola generale. Veniamo al cuore del problema del giudizio di risarcibilità. Attraverso che criteri decido che un interesse di cui ho constatato una qualche rilevanza giuridica merita anche la tutela risarcitoria? Qui devo dire che questo è il terreno su cui, se leggete la dottrina, trovate di tutto, di più, trovate tante impostazioni, tanti criteri oggettivi, soggettivi, misti, messi tutti insieme, eccetera. Possiamo provare un pochino a dare un ordine. Io avevo fatto in questo scritto di un po' di tempo fa, avevo parlato della ingiustizia richiamandomi a due concetti di giustizia, la giustizia dikaion come nomimon, giustizia come legalità, dikaion come eison, giustizia come uguaglianza. E ho provato a traslarla al rovescio con il concetto di ingiustizia, cioè l'ingiustizia la ricavo in parte dall'assetto normativo, in parte da un giudizio fondato sull'uguaglianza, che è un giudizio di comparazione fra gli interessi, perché l'ingiustizia del danno è la sede in cui si mette a confronto la posizione del danneggiante e la posizione del danneggiato. E allora si possono innanzitutto configurare due ipotesi. La prima ipotesi, piuttosto rara: c'è una norma che esplicitamente prevede la conseguenza del risarcimento del danno. Quindi, in questo caso, devo fare un giudizio di ingiustizia autonomo o lì sto a posto perché è inutile che mi faccio il giudizio sulla risarcibilità se la legge mi dice che c'è la risarcibilità? In linea di massima è vera l'affermazione per cui se la norma mi dichiara la risarcibilità, io non posso che prenderne atto con la clausola di ingiustizia. Però attenzione, questo solo a condizione che venga leso l'interesse direttamente protetto dalla norma. Vi faccio un esempio: prendiamo una norma di diritto penale. La norma di diritto penale tutela in via diretta la vittima diciamo, l'omicidio, la vittima dell'omicidio. Allora, se io devo, oppure l'omicidio viene male perché muore, la vittima delle lesioni, se devo risarcire il danno alla vittima delle lesioni, è chiaro che la risarcibilità è automaticamente fondata sulla norma che me lo dice espressamente. Ma se io devo risarcire il danno, per esempio, alla mamma della bambina che ha subito la violenza carnale o le lesioni gravissime, cioè una vittima secondaria che non è direttamente protetta dalla norma, è chiaro che qui, rispetto alla relazione familiare, all'interesse della madre, dovrò fare un autonomo giudizio di risarcibilità. Perché anche se quella norma dichiara automaticamente la risarcibilità, lo fa con riguardo all'interesse primario protetto, che è quello della vittima primaria del reato. Quindi, se c'è coincidenza tra il portatore dell'interesse e, diciamo, il soggetto protetto dalla norma, è chiaro che la risarcibilità dichiarata dal legislatore, mi condiziona. In tutti gli altri casi, il giudizio di risarcibilità lo devo fare in via autonoma.
Con quali parametri lo faccio? Qui siamo andati veramente un pochino a tentoni e i criteri che vi dico sono criteri ricostruiti da anche una certa empiria con cui la giurisprudenza e la dottrina sono andati avanti. Non so se vi è stata fatta, vi verrà fatta la storia, no, del passaggio della tutela dei diritti soggettivi, poi la lesione del credito, poi alcune figure di lesione del possesso, poi la lesione degli interessi legittimi. Si è andata avanti per gradi, elaborando di volta in volta le condizioni di risarcibilità. Ecco, alla luce, perché? Perché ogni volta che uno allarga le maglie dell'illecito civile, non sa cosa succede all'ordinamento, nel senso che è chiaro che sul piano anche economico si crea un equilibrio nuovo, quindi è giusto anche che ci sia questa evoluzione progressiva nell'allargamento della risarcibilità. A posteriori siamo avvantaggiati e riusciamo a dare anche una certa razionalizzazione ai criteri che hanno guidato questa evoluzione. E allora i criteri quali sono? Alcuni indici oggettivi, per esempio la generalità con cui è tutelato l'interesse. Non stupisce che i primi interessi giuridicamente protetti siano stati quelli che avevano la forma del diritto soggettivo, perché era una forma che garantiva un certo tipo di tutela estremamente ampia, estremamente generale. Incide certamente in maniera combinata anche il peso assiologico degli interessi, poi si tratta anche di diritti soggettivi, comunque chiaramente i diritti della persona meritano una particolare tutela risarcitoria, anzi, come poi diremo facendo un cenno, addirittura in qualche modo impongono un allargamento della tutela risarcitoria nel campo dei danni non patrimoniali. E poi ci sono altri criteri, bisogna vedere qual è l'attenzione del soggetto rispetto al bisogno protetto, per esempio nel caso dell'interesse pretensivo si va a guardare se c'è un, diciamo, affidamento sul bene della cosa, cioè vediamo qual è il grado di vicinanza fra l'interesse del soggetto e il bisogno che viene soddisfatto dalla protezione giuridica. E ancora si va a vedere se l'interesse è leso nella sua essenza sostanziale. Questo è stato il criterio che ha guidato, per esempio, la vicenda della lesione del credito. Quando è che viene leso il credito? Alla fine il risarcimento del diritto di credito in via aquiliana si ha tutte le volte in cui il comportamento del terzo ha frustrato in senso sostanziale il diritto di credito che non si riesce a soddisfare attraverso la responsabilità contrattuale. Perché? Perché il terzo mi ha reso impossibile la prestazione, per esempio. Quindi a quel punto io non posso chiedere i danni al debitore e quindi ho frustrato il suo interesse sul piano della responsabilità contrattuale. Oppure la giurisprudenza tende a dire anche quando il terzo interviene in maniera da rendere impossibile il soddisfacimento esecutivo che segue alla responsabilità contrattuale. Quindi vedete, si va a prendere, mentre un tempo si ragionava attraverso le forme, la forma del diritto soggettivo, la forma del diritto di credito, la forma dell'interesse legittimo, con la risarcibilità si toglie la maschera della forma e si va a vedere della sostanza come l'ordinamento protegge quell'interesse e come l'offesa lo ha colpito. Allora, mentre è chiaro che la maschera del diritto soggettivo è una maschera talmente ampia che, tolta la maschera, la sostanza comunque la proteggi, il diritto della personalità comunque, peraltro il diritto soggettivo comunque lo garantisci, quando togli la maschera del diritto di credito, invece no, perché ci sono delle situazioni in cui quell'interesse è già protetto dalla responsabilità contrattuale. Quando togli la maschera dell'interesse legittimo ti ritrovi il mondo, ti ritrovi anche il ragazzo che è andato lì a tentarsi un concorso senza avere il minimo di preparazione e magari pretende il risarcimento del danno perché c'è stata un'irregolarità nel procedimento concorsuale, no? E allora
quell'interesse, tolto la forma dell'interesse legittimo, nella sostanza merita una tutela risarcitoria o no? O tu che sei andato lì a fare un tentativo, ti posso ripagare i costi che hai sostenuto per andare a fare, diciamo, un concorso inutile, ma merita la lesione dell'interesse legittimo? Avevi tu veramente un affidamento nella possibilità di vincere quel concorso? Quindi è chiaro che dietro la forma dell'interesse legittimo ci sono interessi positivi, pretensivi, di diversa intensità, di gradazione tali, per cui devo andare a vedere invece l'essenza, che è quello che ha cercato di fare la sentenza numero 500. Peraltro anche criticata, ma in realtà è un'operazione sotto questo profilo a volte, ma è un'operazione necessaria, perché altrimenti il risarcimento del danno si dilata a dismisura. Quindi, usando questi criteri, quello che dicevo, ISON come nomimon, cioè la giustizia, dunque poi la rovescia, l'ingiustizia che guarda al dato normativo, il giudizio di risarcibilità guarda al dato normativo nella sua essenza sostanziale, cioè risarcisco l'interesse quando vedo che c'è un interesse che per la sua solidità, per la sua stretta attinenza al bisogno che viene sacrificato, per la sua frustrazione, merita una tutela risarcitoria, al di là della forma che mi abbraccerebbe forse anche altre cose che invece non meritano tutela risarcitoria. Ma non basta, nel giudizio di risarcibilità entra anche il problema del contemperamento di interessi. Alcuni autori, per esempio Trimarchi, affidavano il giudizio di giustizia tutto al contemperamento di interessi. In realtà queste due operazioni si fanno entrambe, e anche la valutazione in sé sul tipo di situazione soggettiva da sola non si può trascurare, anzi è quello che è stato fatto nella storia dell'evoluzione dell'ingiustizia e del danno. Ma non può non bastare. Ecco, vi dicevo per esempio il caso della lesione delle vittime secondarie, dell'interesse delle vittime secondarie, cioè quando viene ucciso una persona o gli si provoca un danno alla salute molto grave, si risarcisce il danno anche alle vittime secondarie, cioè agli stretti congiunti. Ma con che criteri? Che vuol dire chi è stretto congiunto? E con che criteri valuto se merita il risarcimento o meno? E allora si vede che qui viene in gioco anche veramente un bilanciamento di interessi, il cui perno alla fine è il criterio di correttezza, per cui vado a vedere se, dovendo bilanciare l'interesse di chi ha commesso certo quel fatto lesivo, però poi si trova a risarcire non uno, ma una serie di persone che orbitano intorno alla vittima primaria, vado a vedere se chi lamenta la lesione o interesse merita una tutela risarcitoria. Perché? Perché il suo legame familiare non solo è diciamo stretto, non è il parente di sesto grado, ma soprattutto vado a vedere anche degli elementi di fatto. Quindi vedete che è una clausola generale, perché anche l'elemento di fatto incide nella costruzione della regola. Per esempio il dato della convivenza, o anche il dato del tipo di legame familiare, per esempio con i nonni, ora la giurisprudenza lo fa questo. C'era un legame, effettivamente una continuità di rapporto, e questo costruisce anche questo il giudizio di risarcibilità basato sulla comparazione fra le due posizioni. Ma tante altre volte viene fatto questo contemperamento degli interessi, questo bilanciamento per valutare la risarcibilità dell'interesse, alla luce, dicevo, di fondo del principio della correttezza. Per esempio si tende a escludere la risarcibilità del possesso che è stato, diciamo, leso dal proprietario che se l'è andato a riprendere, quando però il possessore era un possessore in malafede a sua volta. Perché questo? Perché alla luce della correttezza, bilanciando le due posizioni, se è vero che il proprietario non si doveva andare a riprendere il possesso, però uno che a sua volta aveva in malafede o addirittura in maniera fraudolenta tolto il bene, merita una tutela risarcitoria? O pensate un altro caso, il soggetto che ottiene un interesse, diciamo matura interesse legittimo,
sulla base di un provvedimento amministrativo illegittimo. Poi questo interesse legittimo viene revocato con un provvedimento a sua volta illegittimo, ma solo sul piano formale. Ci sono state delle sentenze su questo. Chi aveva maturato interesse legittimo, magari sulla base di un provvedimento nella sostanza illegittimo, magari sulla base di una corruzione, un appalto che gli è stato dato perché aveva pagato la mazzetta. Poi glielo revocano perché si accorgono che era stato dato illegittimamente e nel fare la revoca del provvedimento ci mettono l'errore formale, quindi di nuovo il provvedimento illegittimo. Però possiamo dire che l'interesse, in base al principio di correttezza, alla comparazione di interessi, questo interesse merita una tutela risarcitoria? No. Quindi vedete che il giudizio sulla... Ora poi ti chiedo due coordinate cronologiche. Il giudizio sulla ingiustizia del danno è un giudizio composito. Guarda se c'è un dato normativo preciso, se non c'è un dato normativo preciso, guarda alla sostanza degli interessi, ovviamente con la stratificazione giurisprudenziale, come tutte le clausole generali, si formano quelle che i tedeschi chiamano Fallgruppen. Cioè poi si stratifica nel tempo a quali condizioni si dà il risarcimento del possesso, del credito, dell'interesse legittimo. Ma in questa maniera si dà più certezza, ma si elaborano questi criteri oggettivi di valutazione sostanziale sulla meritevolezza di tutela risarcitoria di quell'interesse e comunque non ci si può mai esonerare dal valutare il bilanciamento degli interessi condizionato anche da elementi di fatto, come proprio di una clausola generale, doppia clausola generale, la correttezza che si innesta sulla clausola generale dell'ingiustizia del danno, e utilizzo tutti i parametri di riferimento dentro questa cornice della correttezza per fare il bilanciamento degli interessi. Dunque, l'ingiustizia del danno è clausola generale, norma primaria, anche se questo da alcuni viene confutato. Questo è un po' il punto di arrivo di oggi, cioè un'ingiustizia del danno che dall'intuizione di Rodotà, con fatica enorme e con una stratificazione di tesi che non vi ho volutamente esposto, si è allargata con una certa empiria dietro la quale però non c'è, come dire, l'occasionalità, ma c'è un ragionamento, che è questo di ricavare da indici sostanziali la meritevolezza di risarcibilità dell'interesse, e siamo arrivati forse al punto, all'apice del successo dell'ingiustizia del danno, al punto massimo della sua dilatazione. Proprio mentre si è raggiunto il punto più alto, si stanno diffondendo teorie che vanno a erodere terreno all'illecito civile, conquistando nuovi spazi alla responsabilità contrattuale sul fondamento dell'idea che la responsabilità contrattuale, che la responsabilità aquiliana, scusate, extracontrattuale, debba riguardare solo l'ipotesi dell'impatto casuale fra due soggetti. Ora, voi vi rendete conto che nella realtà attuale l'impatto casuale fra due estranei nel mondo dell'illecito aquiliano è rarissimo, è quello che investe la macchina e il passante. Ma quasi sempre il giornalista che scrive l'articolo su una persona di cui sa magari vita, morte e miracoli, e il familiare che fa un atto di violenza nei confronti della moglie, del figlio, eccetera, sono tutti impatti lesivi del quotidiano dietro i quali c'è un pregresso contatto sociale, altro che la stessa pubblica amministrazione agisce sulla base di un rapporto giuridico.
Allora, tutto questo lo dobbiamo portare nel contrattuale? Innanzitutto dovremmo dire che la responsabilità aquiliana ha fatto il salto per poi andare quasi a zero, ma questo non ci interessa perché non è che siamo partigiani di uno o dell'altro tipo di responsabilità. Ma questo ci porta a chiederci qual è la differenza e se c'è una differenza fra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana. E questo è il tema dei temi, secondo me. Intendiamoci, c'è una parte della dottrina, anche Francesco Busnelli, che sostengono che in realtà i due titoli sono abbastanza vicini, anzi, tendono a coincidere. E si configura la responsabilità contrattuale come una species della responsabilità aquiliana. Altri hanno una diversa opinione. Allora, vediamo qual è il nucleo della loro differenza. Vi faccio un esempio. Vado in macchina e supero i famosi 130 km di velocità. Ho violato un dovere. Poi vado a casa, qualcuno a cui io devo una somma di denaro mi chiede di pagare e io non pago. In un caso ho violato un dovere, in un altro caso ho violato stato inadempiente di un'obbligazione. Qual è la differenza fra queste due condotte? Che differenza c'è? Io posso aver fatto anche i 200 km all'ora, poi probabilmente mi ritirerò la patente se mi hanno visto, me ne fanno di tutti i colori, ma se ho avuto la fortuna che non mi è passato neanche un cane davanti, non ho leso nessun interesse giuridicamente rilevante. Mentre se io ho violato quell'altro obbligo che è un'obbligazione, automaticamente ho leso un interesse giuridicamente rilevante, quello del creditore. Allora, qual è la differenza fra l'illecito aquiliano e l'illecito contrattuale? Che nell'illecito aquiliano non basta mai violare un dovere di comportamento. Io ho dei doveri di comportamento perché? Per prevenire. Lui è l'esperto della precauzione, qui siamo per prevenire la produzione di danni, la lesione di interessi. E questo sono tenuto quindi a rispettare dei doveri specifici o anche dei doveri più generici, per esempio il dovere di correttezza. Mi devo comportare bene per evitare di ledere un interesse altrui. Ma fino a che non ledo l'interesse di un soggetto, che poi mi si dice che è risarcibile, io posso avere delle sanzioni amministrative, quello che volete, ma non il risarcimento del danno. Quindi l'illecito civile si basa sulla prova del non iure e del contra ius. Contra ius vuol dire illeso, un interesse giuridicamente rilevante, risarcibile alle condizioni che abbiamo detto, e non avevi una giustificazione. Nel caso della responsabilità contrattuale, che vuol dire che cosa? Da inadempimento di un'obbligazione o da violazione di un contratto da cui possono nascere obbligazioni o altri effetti, il comportamento di violazione della violazione automaticamente lede un interesse giuridicamente rilevante. L'inadempimento dell'obbligazione è prova automatica della lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Quindi, da un lato, ha ragione Busnelli quando dice che c'è una forte, come dire, similitudine, perché in entrambi i casi sono protetti interessi giuridicamente rilevanti, semmai con una differenza, che io col contratto posso
rendere giuridicamente rilevante un interesse che al di fuori di quel contratto non ha rilevanza giuridica. Però, contrattualizzandolo, comunque gli do rilevanza giuridica. Quindi ha ragione nel dire che hanno entrambi rilevanza giuridica, diciamo la funzione di proteggere un interesse giuridicamente rilevante. Non sono d'accordo nel dire che però queste due figure si possono, per così dire, identificare o sovrapporre, perché se io colloco la prova della responsabilità contrattuale, cioè la mera prova della violazione di un comportamento, fuori del terreno della responsabilità contrattuale, cioè fuori dell'inadempimento di un'obbligazione che è a tutela dell'interesse alla prestazione, o fuori del comportamento della violazione di un contratto, che cosa succede? Rischio di andare a proteggere interessi di mero fatto. Perché se io dico, come è stato detto, che è sufficiente la correttezza a fondare la responsabilità contrattuale, devo dire che basta la scorrettezza a giustificare il risarcimento. Vi faccio l'esempio della responsabilità precontrattuale, che è, come dire, il punto critico della questione, perché la discussione fra contrattuale e extracontrattuale poi trova il suo momento di criticità nella responsabilità precontrattuale, che conosce due ricostruzioni. Chi dice che la violazione della correttezza nel caso della responsabilità precontrattuale porta a collocare questa responsabilità nell'area della contrattuale, e chi dice che invece la precontrattuale si deve collocare nell'ambito della responsabilità aquiliana. Allora, per sciogliere questo nodo vi faccio una domanda. Quando entro in contatto con una potenziale controparte contrattuale con cui posso stipulare un contratto in futuro, devo essere corretto dall'inizio o solo dal momento in cui ingenero un affidamento? Cioè, posso essere scorretto fino a che non gli ho ingenerato un affidamento? Secondo me devo essere corretto dall'inizio, perché se dall'inizio gli do un'informazione sbagliata e poi stipuliamo un contratto e poi lui lo ha stipulato in una maniera tale che questo mi comporta una responsabilità, giustamente quella scorrettezza, sia pure del primo appuntamento, avrà un peso. Ma allora, se devo essere corretto dall'inizio, vi chiedo questo. Se io non mi presento al primo appuntamento con un cliente e dunque sono scorretto, pago i danni? Mi può chiedere i danni perché non mi sono presentato o perché gli ho raccontato delle bagianate per telefono? No, perché la responsabilità contrattuale viene riconosciuta solo se viene provata la lesione di un affidamento. Ma allora, se esiste la regola di correttezza che vale prima ancora che sia generato l'affidamento, e del resto il 1337 è generico, parla di correttezza nelle responsabilità nella fase precontrattuale, e i danni io li pago solo se provo la lesione dell'affidamento, vuol dire che qui sto provando il noniure, la scorrettezza, e il contraius, la lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Perché? Perché guai se ci mettiamo a dire che si può essere responsabili per mera scorrettezza senza aver leso un interesse giuridicamente rilevante. Cioè andiamo a estendere la responsabilità in una maniera incontrollata, andando a tutelare interessi di mero fatto. I famosi danni che non hanno alla base la lesione o l'interesse giuridicamente rilevante, neanche un affidamento, sul mero presupposto della scorrettezza. Allora, per questa ragione, io ritengo che non si possa costruire la tesi del contatto sociale e dell'obbligazione senza prestazione, cioè di un'obbligazione fondata sulla mera correttezza e quindi una responsabilità basata sulla mera scorrettezza. Perché andiamo a estendere in maniera incontrollata la responsabilità e
debordiamo dai limiti di tutte le responsabilità, cioè andiamo a proteggere anche interessi di mero fatto. Ecco, quindi capire il senso dell'ingiustizia del danno, l'ingiustizia del danno diventa il perno della distinzione. Non perché in un caso proteggo un interesse giuridicamente rilevante e nell'altro no, ma perché nel caso dell'illecito aquiliano non mi basta mai la violazione di un dovere, non mi basta mai la scorrettezza a fondare la responsabilità, ci vuole sempre la prova della lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Mentre la responsabilità contrattuale è quella nella quale o a monte una pretesa, questo è quello che dice giustamente Di Maio, o a monte una pretesa e dunque la prova che non mi hai dato quella pretesa è automaticamente lesione del mio interesse. Ho finito il mio tempo. No, perché io poi. Ci sarebbe ancora, ma poi anche se ritieni che vuole chiudere qui il tuo discorso, Posso fare il parallelismo con, allora. diciamo, dire che anche perno della distinzione fra danno patrimoniale e non Sì, patrimoniale, magari. e poi ecco, su questo discorso se volete degli approfondimenti, sul discorso anche della responsabilità del medico, magari proprio su Sì, domande che non. possiamo fare quel dibattito. Ecco, l'altro, l'ingiustizia del danno poi è diventata anche l'asse della distinzione fra la regola che governa il risarcimento del danno patrimoniale, il 2043, e la regola che governa il risarcimento del danno non patrimoniale, cioè l'articolo 2059. Perché dico questo? Come forse saprete, il 2059 è stato riletto dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale, poi di nuovo la Cassazione nel 2008, alla luce dei principi costituzionali. Ancora non hanno fatto questa, non sono ancora entrati non sono riuscito ancora a introdurli a Ve lo questo. dico molto velocemente. Il 2059 è una norma che dice questo: il danno non patrimoniale si risarcisce nei casi previsti dalla legge. Quali erano questi casi? Sono stati per tanti anni i casi previsti dall'articolo 185 del codice penale, cioè le ipotesi di reato. Fino a che il collegamento era questo? C'era il problema di una tutela molto ridotta, cioè il danno non patrimoniale me lo davano solo se ero anche vittima di un reato. Ma da un punto di vista tecnico non c'erano problemi perché la fattispecie penale l'avete fatto, descrive perfettamente il singolo illecito, tipizza l'illecito. Non dice qualunque fatto doloso o colposo, dice chi uccide una persona e tipizza l'illecito. Quindi non c'erano problemi. Poi sono cominciate ad emergere leggi civili che contemplavano la risarcibilità del danno non patrimoniale. Per esempio, il testo unico sul trattamento dei dati personali, che non tipizza un illecito, fa riferimento agli interessi protetti dalla legge sul trattamento dei dati personali, tutti interessi peraltro inviolabili. Dalla privacy, riservatezza, identità personale, trattamento dei dati, cioè tutti i diritti, la cui lesione attraverso il trattamento dei dati personali, con una fattispecie che peraltro è quella del 2050, garantisce la risarcibilità del danno non patrimoniale. Allora lì il 2059 a quel punto come portava la costruzione della regola? Il 2059 è una norma di rinvio, quindi il rinvio mi viene fatto ad un illecito civile. E quindi come lo costruivo la regola? Attraverso le norme generali sull'illecito civile. Quindi il 2050, per quello che serve anche al pezzi del 2043, e con la lesione di quegli interessi protetti da quella norma. Quindi lì è emerso che nel momento in cui le norme che recepisce il rinvio è una norma che non mi tipizza l'illecito, ma mi dice semmai che c'è un interesse leso da proteggere con il danno non patrimoniale, è chiaro che io l'illecito me lo costruisco poi con le regole generali dell'illecito civile. Quando la Cassazione e la Corte Costituzionale hanno detto
Attenzione che nella Costituzione abbiamo i diritti inviolabili della persona. Inviolabile che cosa vuol dire per un civilista? Che merita il massimo della tutela. Non gli posso ridurre la tutela. Allora, questo precetto dell'inviolabilità è un precetto che implicitamente recepisce il rinvio del 2059. Quando la legge dice che il danno è risarcibile nei casi previsti dalla legge, non può non comprendere quei casi in cui la Costituzione parla di interessi che non possono non avere il massimo della tutela. Però il collegamento fra una norma di rinvio e una norma di principio mi ripone il problema della regola. Con che regola costruisco l'illecito? Ed è chiaro che attingo alla regola generale al 2043. Con esclusione di che cosa? Dell'ingiustizia del danno. Perché? Perché nel caso del riferimento all'articolo 2 della Costituzione mi si dice che si risarcisce il danno non patrimoniale solo se ledo quei diritti, solo i diritti inviolabili della persona. Quindi non posso applicare la regola sull'ingiustizia del danno che mi dice che si risarciscono tutti gli interessi giuridicamente rilevanti risarcibili, perché sono in contraddizione. La norma mi dice solo i diritti inviolabili della persona, l'altra mi dice tutti i diritti, tutti gli interessi, è chiaro che non posso applicare la clausola dell'ingiustizia del danno. Ma applico il resto, cioè ci dovrà essere un nesso di causalità, ci dovrà essere o il dolo o la colpa, un criterio di imputazione oggettiva, se viene in gioco un criterio di imputazione oggettiva, ci vorrà l'imputabilità, cioè tutti i requisiti dell'illecito civile generali. Si applicheranno anche all'illecito che provoca il risarcimento dei danni non patrimoniali, tranne l'ingiustizia del danno. Quindi l'ingiustizia del danno diventa il perno della distinzione fra la regola civile sui danni patrimoniali e la regola civile sui danni non patrimoniali, che vengono dati o se è tipizzato l'illecito, come nel caso del 185, o se è tipizzato l'interesse, cioè nel caso dei diritti inviolabili. Qui c'è stato poi qualcuno che ha detto, vabbè, però l'articolo 2 della Costituzione è una clausola aperta, è più o meno poi, come dire, allora una clausola dell'ingiustizia del danno. Assolutamente no, perché l'articolo 2 della Costituzione sono innanzitutto i diritti inviolabili della persona, quindi fuori tutto il patrimonio. Il patrimonio, gli interessi patrimoniali non meritano questa tutela aggiuntiva, salvo che il legislatore non decida di dargliela, bilanciando costi e benefici dell'allargamento della tutela. Quindi, innanzitutto, fuori tutti i diritti patrimoniali, e poi i diritti della persona devono essere colpiti in una intensità tale da coinvolgere il piano dell'inviolabilità. Questo è un discorso complesso che faremo domani, semmai nell'altro incontro, però voglio dire, i diritti dell'articolo 2 della Costituzione, per quanto norma non certo asfittica, non coincidono con la clausola dell'ingiustizia del danno. Dunque, la clausola dell'ingiustizia del danno diventa perno della distinzione fra contrattuale ed extracontrattuale, fra illecito per i danni patrimoniali e illecito per i danni non patrimoniali. E qui mi fermerei così Va ci può bene. essere un po' di dibattito, se no un monologo. Grazie. Bene, allora ringraziamo la professoressa Navarretta per questa panoramica sull'ingiustizia che ci ha, che è un concetto indubbiamente non agevole, nel No, senso che certo. più lo si medita e forse lo si cerca anche di divulgare, più forse ci si rende conto che alcune verità sottese alla comparazione, cioè che questa clausola noi non l'avevamo perché avevamo ovviamente un modello che scimmiottava il sistema francese, alla fine ci chiediamo se si può vivere senza ingiustizia. Cioè se l'ingiustizia del danno alla fine potrebbe in qualche modo essere come spesso poi accade, veicolata nelle decisioni della giurisprudenza attraverso l'uso di altri concetti, che in qualche modo sono sempre presenti nella struttura dell'illecito. E mi riferisco alla causalità e mi riferisco ovviamente alla vecchia colpa che
che si veste sicuramente di significati probabilmente diversi rispetto a quelli che intrisi di una valenza penalistica e sanzionatrice che gli erano propri ai tempi di Jhering e comunque in tempi sicuramente quelli che hai ripercorso nella prima parte della tua relazione. Per esempio, vorrei chiederti, adesso prima ancora di chiedere poi a, ovviamente, anzi, faccio un passo indietro e chiedo se ai ragazzi, nel corso della tua relazione, se avete ovviamente delle domande e se a questo punto ritenete di, porre una questione, una più precisa, anche sulla base di quelle che sono state le discussioni, i casi che abbiamo discusso durante i nostri precedenti incontri, alla professoressa Navarretta. Quindi chiedo in primo luogo ai ragazzi se hanno delle domande o se hanno qualche dubbio da porle. C'è qualcuno che vuole intervenire? No. So se c'è qualche altra. Sì, quindi per esempio, mi rifaccio per esempio a un caso che in giurisprudenza recentemente ha permesso di far tornare in auge il dibattito sull'ingiustizia, cioè mi riferisco all'illecito antitrust. Danno da illecito antitrust, una fattispecie che è venuta in evidenza in esito alla presenza ovviamente di una normativa. La disciplina sulla tutela antitrust, che la legge che tutela la libertà, la libera concorrenza, prevede una serie di situazioni, fra cui illecite, le quali si prevede appunto un intervento, una sanzione di carattere amministrativo che viene irrogata dall'autorità antitrust per il caso di intese illecite, quando cioè degli operatori di un mercato pongono in essere delle collusioni, delle situazioni che alterano il libero gioco della concorrenza. Alterando il libero gioco della concorrenza, producono un effetto sul mercato rilevante, che è quello di porre, di consentire ai soggetti che operano l'intesa, per esempio, di porre in vendita un bene, un servizio, a condizioni non rispondente a quelle che sarebbero determinate per i consumatori se quell'intesa non ci fosse stata. Per farla breve, lo dico solo a beneficio dei ragazzi che ovviamente non hanno questa informazione, il caso era quello dell'intesa fra le compagnie di assicurazione che avevano concordato in qualche modo, si erano accordate in maniera tale da tenere artificialmente alto il prezzo delle polizze destinate a tutti noi automobilisti, per cui questo cartello aveva generato un'intesa ritenuta illecita in base appunto alla legge speciale, la legge che prevede appunto la sanzione amministrativa in casi del genere, e questo pronunciamento dell'antitrust aveva quindi, come dire, aveva accertato questa illecità. Da ciò nasce però il profilo, come dire, privatistico, se vogliamo, legato appunto ai meccanismi di risarcimento del danno, quando ci si chiede se il singolo consumatore può, forse, il singolo consumatore può, allegando questa pronuncia di illiceità determinata appunto con riferimento agli strumenti propri della normativa antitrust, se il singolo consumatore, in altre parole, può chiedere alle compagnie responsabili di questa intesa un risarcimento appunto del danno nella misura di quel plusvalore molto difficile da accertare che gli è stato scaricato inconsapevolmente nella polizza acquistata perché le condizioni di mercato nel momento in cui il consumatore contraeva erano state falsate da questo illecito ovviamente. Ecco, per farla breve, questa vicenda ha determinato la Cassazione, si sono alternati delle posizioni ovviamente contrastanti, e ci si è chiesti se questa pronuncia di illiceità,
pronunciata nel contesto della normativa antitrust per i fini pubblicistici, se vogliamo, che fanno sì che l'autorità antitrust abbia questi poteri di controllo sul mercato, possono poi in qualche modo consentire al singolo consumatore di chiedere questo danno. Ovviamente un danno individualmente molto piccolo, perché è chiaro che questo lucro illecito, se vogliamo, che le compagnie erano riuscite a ricavarsi con questa intesa, spalmato sulle migliaia di consumatori, capite bene che diventava veramente una somma impalpabile. E qui poi entra in gioco il problema del come studiare, di come utilizzare meccanismi appunto di tutela risarcitoria collettiva per i consumatori. Ma la questione era quella, cioè se questa ingiustizia potesse in qualche modo trasmutare dal piano pubblicistico, se vogliamo, della tutela del mercato, anche diventare un'ingiustizia, diciamo, del singolo, nel rapporto che legava il consumatore alla compagnia assicuratrice. La risposta finale, diciamo, all'esito di un percorso giurisprudenziale accidentato, che ha visto appunto in primo momento la Cassazione dire no, non è consentito desumere dalla pronuncia di illiceità ai fini, diciamo, della tutela antitrust il requisito dell'ingiustizia che permetterebbe al singolo consumatore di lamentare e ottenere il danno. Ha fatto poi eco invece un ultimo pronunciamento a sezioni unite della Cassazione che ha invece consentito questo tipo di tutela. Allora voglio chiedere alla professoressa Navarretta, in questa faccenda si è riparlato di ingiustizia del danno, ma forse si poteva, se non avessimo avuto l'ingiustizia del danno in questo contesto, potevamo ragionare in termini di nesso di causalità, avremmo potuto venire a capo del problema con altre categorie, per altre vie, diciamo. Con questo ho colto l'occasione per dare ai nostri studenti anche la possibilità di conoscere questa particolare ulteriore fattispecie, diciamo, che ha interessato l'ingiustizia del danno. Ma ti rispondo in due, diciamo, articolando la risposta su due fronti. Intanto, in termini generalissimi, il diritto non è una scienza fatta di dogmi, ma è veramente una scienza empirica che parte dall'esigenza di risolvere dei problemi. Quindi non c'è da stupirsi se in altri ordinamenti, in assenza della nozione di ingiustizia del danno, risolvono analoghe problematiche attraverso altre categorie. Semmai quello che è interessante notare è che però c'è, chi fa comparazione per mestiere lo mette sempre in risalto, che c'è una fortissima similitudine di problematiche da risolvere e anche di esigenze di trovare soluzioni che poi sono molto simili, anche se il percorso a volte argomentativo è differente. Io questo, per esempio, l'ho visto moltissimo col tema della causa, che è un'altra categoria molto italiana, molto francese, un po' spagnola, non ce l'hanno altri ordinamenti, ma il problema della giustificazione è super presente in Germania, che è additato come ordinamento estraneo alla causa, ma non è estraneo al problema che c'è dietro la causa, lo usa rimedi diversi. Quindi, partendo dal presupposto che dobbiamo sempre avere un approccio al diritto per problemi e diciamo non scandalizzarci di questa di una certa empiria della scienza giuridica, non dobbiamo però per questo dimenticarci dei mezzi che abbiamo. Cioè, in Italia che strumenti ho? Ho l'ingiustizia del danno? E o arrivo al risultato che non mi serve più, che addirittura mi ostacola la soluzione dei problemi, posso discutere sulla sua abrogazione. Ma se no devo mettere a frutto quello strumento, con altri ovviamente, anche con le altre categorie, al meglio per la soluzione dei problemi.
E devo dire la verità che non mi pare che sia venuto il momento per eliminare l'ingiustizia del danno, perché ha questa capacità, questa nozione, per come ve l'ho provato un pochino a illustrarvela, di una straordinaria anche flessibilità. Nel caso che menzionavi, certo, se uno si aspetta di trovare l'ingiustizia del danno come la si pensava 30 anni fa, non la trovi in una vicenda del genere, ma se discuti dell'ingiustizia del danno come esigenza di rinvenire un interesse giuridicamente rilevante dall'ordinamento giuridico visto nel suo complesso, non ci si deve scandalizzare se io questa la rilevanza la ricavo anche da una normativa che nasce da una finalità differente rispetto a quella di... Anzi, è quasi il 90% dei casi quello di... cioè 90 no, però insomma il 50% dei casi quello di dare rilevanza risarcitoria a interessi la cui rilevanza giuridica nasce da una normativa il cui contesto è differente da quello del risarcimento del danno o addirittura differente dal contesto civilistico. Però avere l'ingiustizia del danno mi diciamo, consente di fare un'apertura un po' pensata. Cioè, è comunque è una porta che io posso aprire, ma volendo la posso anche chiudere. E voglio dire, siccome qui ogni volta che allargo le maglie del risarcimento, anche in questo non dobbiamo scandalizzarci se facciamo una riflessione sul costo e sulle ricadute che questo allargamento comporta, ebbene che io la mia riflessione giuridica la faccia con dati giuridici, ma anche ponderando gli effetti, un po' di precomprensione ce l'abbiamo sempre, e dunque l'ingiustizia del danno non crea mai una barriera assoluta. Non c'è fattispecie che poi meritava risarcimento che ha avuto il veto con il discorso di giustizia del danno. Finanche sul terreno del danno cosiddetto meramente patrimoniale, c'è sempre violazione della norma con uno scopo dalla quale ricavi un interesse. Quindi alla fine, tant'è che non esiste secondo me il problema del danno meramente patrimoniale per le ipotesi in cui poi alla fine è stato risarcito. Quindi in effetti è vero che non è che se ne può fare anche a meno della clausolina come ce l'abbiamo, però intanto è un segnale importante che i progetti europei, forse condizionati più dal modello tedesco che non da quello francese, però sia i PETL cosiddetti, sia il progetto von Bahr fanno riferimento a questo legal irrelevance, come si chiama, insomma. Legally protected interest. Legally relevant interest. Quindi comunque ha un interesse giuridicamente rilevante. Forse il modello von Bahr è più proprio tedesco, c'è un'enumerazione anche di interessi. Però intanto è significativo questo. E poi comunque continuo a vedere, però voglio dire, il diritto si adatta all'uomo, non è un'armatura che ci deve stare addosso anche quando abbiamo cambiato taglia. Quindi non mi scandalizza niente nel cambiamento del diritto e la sua ontologia, no? L'essere storicamente mutevole. Ma ad oggi ho la sensazione che comunque questa clausola continui ad essere un perno importante nel garantire un'evoluzione graduale, perché proprio per quella dimensione del già no bifronte che ha la responsabilità civile e l'ingiustizia del danno, cioè guarda il danneggiato ma ha un occhio anche sul danneggiante, per questo l'evoluzione è graduale, non deve scompensare troppo e a mio avviso in questa sua funzione certamente è di utilità anche il nesso di causalità nel circoscrivere anche la colpa, ma non sempre richiesta. Ecco, l'ingiustizia del danno, a mio avviso, ha funzionato bene nella sua gradualità e ho la sensazione che possa essere ancora No, utile. questo Però io non sono attaccata neanche alle mie teorie, figuriamoci alle norme che hanno scritto certo. altri. Non so se ci sono altri interventi.
ho spiegato anche ai ragazzi la prospettiva storica a lezione del fatto che, cioè, che l'ingiustizia è una clausola che noi a un certo punto immettiamo nella norma alla francese dopo che da almeno 40 anni la dottrina italiana ha iniziato a leggere la vecchia norma del codice del 1865 come se in qualche modo fosse lettera vigente quella impostazione appunto degli interessi che il BGB aveva a un certo punto reso moneta corrente nel pensiero dell'Accademia italiana dal Certo. Novecento in poi. Questo ovviamente è quasi banale dirlo, ma è un po' l'idea. Allora, tu stessa hai ricordato, ricordi molto bene, come poi nel volume, che per 20 anni questa innovazione non è stata sostanzialmente colta dalle corti italiane, che hanno continuato tranquillamente a ragionare prigionieri di queste camicie di nesso del diritto assoluto, del diritto relativo e quindi del diritto soggettivo, che ovviamente dava questa dimensione, appunto. Allora, può darsi che si sia verificato a un certo punto come dire, l'ingiustizia, nel sovrapporsi a un modo di pensare che si era conformato per altre vie nel diritto italiano, negli operatori, e chiaramente sono fenomeni anche che prendono. Se un giurista si forma in gioventù su certe categorie, se le porta Certo. per tutta la vita. È quello che è successo probabilmente con il discorso della mentalità tedesca di pensare alla lesione dell'interesse che si era, come dire, che si era, che era stata acquisita dal giurista italiano quando appare la clausola dell'ingiustizia. Poi l'ingiustizia appare e serve proprio per dare, è sicuramente una clausola raffinata perché è pensata proprio per venire incontro, come dire, a quell'esigenza di contemperamento di interessi quando viene immessa, però poi diventa un feticcio su cui praticamente riportarsi continuamente a un esercizio mentale. E probabilmente se quella clausola non fosse stata inserita nel 42, sarebbe rifluita, diciamo, in maniera, come dire, spontanea. Cioè, se non avessimo dovuto qualificare in termini di ingiustizia le categorie del diritto soggettivo assoluto che rappresentavano, come dire, i punti di riferimento della risarcibilità prima del 42, probabilmente ci saremmo ritrovati su posizioni più, facendo gli stessi ragionamenti, con una maggiore libertà, con una maggiore, come dire. Ma non lo so, dunque faccio notare una cosa che è un dato un po' singolare da un punto di vista storico. L'inserimento dell'ingiustizia del danno inserisce un fattore restrittivo rispetto alla norma plasmata sul codice napoleonico molto più allargata, eppure ha avuto un effetto di ampliamento. Ma perché? Perché prima leggevano il danno in un'accezione normativa, come sinonimo di lesione del diritto soggettivo. Quindi questo era nella concezione, quindi anche se non, e comunque elaboravano il concetto di violazione del dovere, magari legandolo al discorso della colpa. Quindi questa era la costruzione del codice del 65 senza tipizzazione alla tedesca, cioè sulla clausola francese. Perché è più forte, secondo me, il dato che spinge dalla realtà che non il dato scritto nelle norme. Cioè, lì si specchiava una società in cui l'impatto dannoso era veramente molto più raro, molto più rilevante di quello che è stato dopo, e aveva senso una logica di sanzionatoria. Cioè, e poi forse anche la tradizione dell'illecito stesso che nasce un po' come gemmazione del diritto penale, ecco, aveva dentro di sé questa impronta sanzionatoria.
Quindi, al di là di quello che c'era scritto nelle parole, dopo il 42, l'interpretazione fatto ingiusto come violazione del diritto oggettivo, abbinata alla violazione del diritto soggettivo, che era dentro la nozione di danno, era ereditata da un codice 65 che aveva una formulazione diversa, nel quale una formulazione che avremmo dovuto ritenere molto più ampia alla francese. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che al di là delle parole, la costruzione dell'illecito è in parte frutto della tradizione, in parte frutto dei bisogni, diciamo, di quello che dalla realtà ti viene come bisogno da risolvere. E l'evoluzione, secondo me, forse sarebbe stata la stessa se non ci fosse stata la causa dell'ingiustizia del danno. Si sarebbe dovuto capire come liberarsi dell'equazione danno diritto soggettivo e dire che tutto sommato si poteva allargare anche altri interessi, e poi magari l'evoluzione non sarebbe stata così diversa, a mio parere. Però l'utilità, ecco, dell'ingiustizia del danno, secondo me, sta più in questo, cioè che è una clausola della quale si è poi andata a consolidare l'immagine del bilanciamento degli interessi. Cioè, questo è il perno del problema. Cioè, la responsabilità civile va vista su questi due fronti. Va tutelato il danneggiato, ma tieni conto anche della posizione del danneggiante. Tutte le regole del diritto sono delle bilance fra interessi in conflitto, ma in particolare queste sull'illecito. Quindi una clausola che nel gioco degli interessi mi guarda il confronto fra la libertà generica di agire, il tipo di interessi che danneggio, fra il diritto che esercito e il diritto contrastante. A me piace, poi può non piacere, però ripeto, sono convinta che forse la storia non sarebbe stata così diversa. E ci sono delle esigenze che poi comunque emergono anche nei sistemi dove le cose non ci sono scritte, alla fine le vanno a scrivere. Ora io non conosco particolarmente il sistema francese, però per esempio il sistema francese che ha una clausola che consente il risarcimento del danno non patrimoniale in maniera estremamente aperta, di fronte a un certo dilagare delle richieste risarcitorie si è andata a ricostruire dei criteri che un pochino andavano a chiudere l'interesse certo, il criterio della tolleranza proposto da alcuni autori. Cioè, magari non c'è scritto nella norma, però qualche argine si capisce che è necessario metterlo e allora alla fine lo si elabora in via giurisprudenziale. Non voglio essere un po' troppo, come No, dire, ma sdrammatizzare troppo forse il ruolo delle clausole. È certamente importantissima la clausola, però non è in sé determinante se pensiamo appunto che c'era e continuava a mantenere un'interpretazione vecchia, che era molto più restrittiva di quella che la clausola andava a restringere in teoria. Quindi evidentemente contano le clausole, contro però soprattutto conta l'interpretazione nell'adattamento all'evoluzione della realtà. certo. Così come è anche vero, poi lo vedremo con i ragazzi a suo tempo, che per esempio prima dell'anno 1900 in Italia il danno alla salute veniva serenamente risarcito dalle corti, ovviamente, prima che le corti iniziassero a pensare al danno con le categorie proprie diciamo, della suggestione tedesca, cioè la chiusura al danno non patrimoniale che viene a un certo punto da Gabba in poi definita nel nostro ordinamento, cioè quel sistema puramente francese che fino allora aveva permesso, diciamo, di mutuare, se vogliamo, un po' l'evoluzione francese, probabilmente a un certo punto è quello il momento in cui nel nostro diritto si innestano come dire, quei problemi che poi ci siamo portati dietro con tutta la vicenda, diciamo, dell'ingiustizia e anche E poi anche del quanto danno del non danno. patrimoniale, insomma. Non è un caso, insomma. È una categoria estremamente tecnico-teorica quella dell'ingiustizia. Penso
Penso invece ad altre categorie, in altri ordinamenti che fanno un po' la differenza, i pure economic loss, che invece hanno come opposti al danno corporale, al danno che ovviamente colpisce direttamente il danneggiato, che hanno una logica che si spiega anche sotto un profilo, diciamo, probatorio di certezza del danno, che invece magari... insomma, no, io sull'ingiustizia ho l'impressione che ho sulla causa, cioè che in alcuni ordinamenti si dica non ce n'è bisogno perché la si dà per scontata. Sì, è una bella chiusa. Alla fine. Cioè in Germania, per esempio, è vero che c'è l'atto astratto che trasferisce il diritto, però a monte ha un contratto e quel contratto è causale. I tedeschi non hanno bisogno di dire che è causale perché dicono beh, è scontato che è una compravendita, ma non è scontato. Cioè, voglio dire, qui è un po' simile il problema, perché è vero che l'ingiustizia del danno in alcuni casi può essere problematica, però quasi sempre c'è e quasi sempre viene accertata anche in ordinamenti in cui non c'è. Certo. Quindi è una categoria che, ecco, non va cristallizzata, non se ne deve fare un dogma, come per la causa. Cioè serve, se serve, vediamo come serve, come la rendiamo flessibile, adattabile. Il giorno in cui capiamo che non serve, che per quella nuova società ci mette delle barriere alle quali non è più in grado di rispondere, allora bene eliminarla. Però se sappiamo di avere un altro strumentario, teniamo conto che nella società di oggi c'è un po' più bisogno di qualche argine alle richieste risarcitorie di quanto non potesse essercene, non so, fine 800. Cioè, siamo in una società di persone che se ne vanno dallo psicologo per niente, che hanno un sacco di problemi, e quindi è chiaro, per esempio, che il danno non patrimoniale o gli dai un pochino di argini o lo chiedi per tutto. Allora, se si comincia a eliminare l'ingiustizia del danno e i limiti di risarcitorie, finiamo tutto il tempo in tribunale. Ecco, questo deve essere una preoccupazione, perché poi la vera preoccupazione del giurista è evitare che la gente finisca in tribunale. Cioè, io però su questo volevo chiudere, ma a questo punto devo fare un'altra chiosa, scusatemi, perdonatemi, ma ed è questa. Rispetto all'esigenza che tu adesso appena poc'anzi sottolineavi, cioè siamo in una società più complessa, abbiamo bisogno di criteri e concetti che ci servano a governare questa complessità, c'è però un dato da non sottovalutare. La colpa che abbiamo condannato in quanto figlia dell'illecito penale funziona con un concetto, che è quello che ai ragazzi io spiego come informazione precauzionale, tu dirai sono fissato con la precauzione, ma l'informazione che codifica il comportamento lecito oggi è ubiqua. Rispetto a un secolo fa, le regole di comportamento sono state distribuite, elaborate, processate e veicolate a tutti gli attori della società in un modo straordinariamente più ricco, più dettagliato, più presente, più accessibile che un secolo fa, dove il codice penale fissava i reati, poi c'era qualche ordine della pubblica autorità e finiva tutto lì. Allora io dico, nella complessità del mondo reale, noi non è che perdiamo in questo modo la possibilità di valorizzare, rileggendo la categoria della colpa o la categoria della negligence, cioè arricchendola di questa clausola generale, diciamo, della informazione su come ci si deve comportare per risolvere le contese interindividuali e quindi ritornare al problema del contemperamento di interessi. Cioè io penso... Cafaggi questa. Sì, si può darsi che Cafaggi abbia... Però l'idea che sotto questo profilo noi possiamo rileggere in questo modo l'idea della colpa, mondandola del tutto da quella sovrastruttura penalistica che non interessa, se vogliamo, al giudice civile e alla risoluzione delle contese in sede civile. Io credo che sia questa una strada anche molto interessante, perché alla fine, se guardiamo le sentenze, vediamo che i giudici lavorano su queste informazioni che entrano nel processo attraverso le allegazioni delle parti. L'avvocato, la prima cosa che fa quando deve inquadrare una controversia davanti alla Corte di Merito è quello di trovare le informazioni sottostanti alla contesa circa i modi in cui ci si sarebbe dovuti in qualche modo comportare rispetto all'esigenza di evitare il danno.
Questo è quello che arriva al giudice ed è questo quello con cui il giudice lavora quando poi costruisce la sua argomentazione. Allora, costringere tutto questo a non essere valorizzato oppure essere magari, cioè far passare tutta questa ricchezza che permette, diciamo, di far funzionare la responsabilità civile in maniera moderna, attraverso, come dire, una clausola, una nuova lettura della colpa, io credo che sia un. Adesso faccio un. Ho aggiunto una cosa, ma mi ha No, no, sollecitato no. la tua osservazione No, guarda, finale a questo. faccio l'ultima considerazione anch'io alla luce di quello che hai detto. È chiaro che io mi sono occupata molto di ingiustizia del danno e ho, come dire, voluto focalizzare l'attenzione su questa nozione. Questo non vuol dire sacrificare il ruolo della colpa. Anzi, forse, ed è giusto il rilievo che facevi, c'è stato un pochino, c'è, perché poi c'è la moda un po' anche in chi fa dottrina. La tendenza ad andare per periodi, cioè il periodo in cui La sembra moda che la del. responsabilità sia solo colpa, poi c'è stato il periodo in cui la La responsabilità responsabilità era oggettiva. solo rischio, poi sempre seguendo gli americani che poi hanno riscoperto con l'analisi economica del diritto la colpa, poi ora c'è di nuovo chi dice che è solo colpa. È chiaro che non è solo colpa e non è solo responsabilità oggettiva ed è vero, in questo do ragione nuovamente a Busnelli, che forse non si devono porre sullo stesso piano criteri di imputazione fondati sulla colpa o la responsabilità oggettiva, sono di ragionamenti, diciamo, modi di costruire l'illecito diversi che si basano su anche diciamo, tecniche giuridiche differenti. Indubbiamente la colpa ha un ruolo forse ancora primario, senza con questo proprio sacrificare l'importanza della responsabilità oggettiva in determinati contesti dove la colpa non si può andare a accertare. La valorizzazione di tutti gli elementi dell'illecito fa la fortuna della responsabilità civile, ma per esempio la costruzione del giudizio di colpevolezza, dove va a guardare doveri, ha anche la sua base sull'ingiustizia. Nel momento in cui l'ingiustizia guarda anche per esempio alla scorrettezza del comportamento, oltre che alla violazione di doveri precisi, è anche il primo step della costruzione della regola di condotta su cui poi si costruisce anche il giudizio di colpevolezza. Cioè non sono due, poi, Mondi che non due si mondi che non comunicano. si toccano, che non dialogano. Quindi credo che sia importantissimo valutare adeguatamente il ruolo della colpa, però ecco, passare per esempio ad alcune letture, ho letto qualcosa in questa direzione, che proprio perché in America si è riscoperta la colpa che prima era stata molto sottovalutata e poi ora rifocalizzano solo sulla colpa la costruzione dell'illecito. Anche questo sarebbe riduttivo. Sicuramente abbiamo a disposizione ora una gamma di strumenti, di criteri di imputazione, eccetera, che orbitano intorno a questo che però resta un elemento costante. Ecco, non voglio dire che sia il fondamento, anche se Di Maio per esempio lo dice, però è l'elemento costante dell'illecito aquiliano e quindi è certo che un certo rilievo ce l'ha. Bene, a questo punto ringraziamo Emanuela Navarretta per questa bellissima lezione, questo dibattito e noi ci vediamo la settimana prossima. Grazie.